Nell'Eucaristia si incrociano, per così dire, due grandi doni, il pane e soprattutto Gesù, che nell'Eucaristia diventano tutt'uno nel corpo di Cristo. E hanno delle storie molto simili, perché il pane, per essere tale, parte da un seme che nasce, ma poi deve morire nella terra, perché solo se muore produce molte spighe da cui si ricavano i chicchi che vengono macinati, quindi distrutti di nuovo, per creare la farina con cui si fa il pane. La stessa cosa si potrebbe dire del vino che ritroviamo nell'Eucaristia, una storia insomma di morte e di vita continua, esattamente come quella di Gesù che nasce, vive la passione e poi risorge per donarsi nuovamente come vita. Così il pane e Gesù nella Pasqua si incontrano di nuovo e diventano un'unica realtà nel corpo di Cristo. Sì, perché anche la Pasqua la condividono, perché il pane è il famoso pane azimo, cotto in fretta sulle pietre per scappare dall'Egitto guidati da Mosè per volontà di Dio. E ancora adesso, quando si celebra la Pasqua ebraica, si mangia il pane azimo, anzi, si celebra la Pasqua mangiando, tra le altre cose, il pane azimo, lo stesso che usò Gesù nell'ultima cena. Ma in quell'ultima cena Gesù prese quel pane azimo e lo fece diventare se stesso, dicendo: questo è il mio corpo, e prendendo il vino disse: questo è il mio sangue. Insomma, nell'ultima cena il pane e Gesù convergono per diventare un'unica cosa, un unico dono nel corpo di Cristo. Così il pane resta pane con tutte le sue caratteristiche, ma per volontà di Gesù quel pane diventa sua reale presenza in ogni Eucaristia. Mentre il pane tu lo sentirai, lo scoprirai e lo vedrai con i tuoi sensi, Gesù raggiungerà direttamente il tuo cuore. Questo è il miracolo del corpo di Cristo contenuto in ogni Eucaristia che ci è donata.